Sulla sconfitta penso che sia una sconfitta totalmente immeritata. Penso che abbiamo fatto un'ottima partita dal primo all'ultimo e secondo me pure se pareggiamo ci andava stretto. Purtroppo il calcio è così, comunque noi non molliamo, martedì abbiamo un'altra partita e ci andremo a prendere 3 punti a Venezia. Sulla mia prestazione mi reputo contento, penso di aver fatto una buona partita. E credo di aver dato una mano alla squadra. No, ma già da in settimana il mister mi provava, visto che Antonio comunque viene da un lunghissimo infortunio. E il mister lo conosco da tanto, sicuramente non è uno che si fa problemi a buttarmi dentro. Quindi sto tranquillo, mi alleno e faccio quello che devo fare. Cristian, sì, sono d'accordo, comunque hai disputato una buona prestazione, un po' meno forse sull'analisi, nel senso che il pareggio è andato stretto, mi sembra un po' esagerato, nel senso che l'Empoli secondo me nel secondo tempo ha giocato meglio rispetto al Pescara. Quello che ho vissuto io la partita, io credo che abbia preso un tiro nel secondo tempo e preso un gol. Secondo me, poi non lo so, di vedere la partita, può essere pure che mi sbaglio. Comunque, qualche occasione in più l'abbiamo avuta nel secondo tempo e potevamo fare qualche gol in più, saremmo più cattivi. Perfetto. Chris, mi racconti anche un po' i tuoi ultimi giorni, Cristian, di mercato? Insomma, sembrava che dovessi andare una volta, ancora una volta in prese, invece sei rimasto e peraltro hai giocato anche titolare oggi, no? No, vabbè, allora rispetto all'anno scorso comunque ho avuto il mister che già l'ho avuto in primavera e in prima squadra. E il mister comunque è una persona vera, le cose te le dice in faccia fin dall'inizio. Comunque mi ha dato fin da subito fiducia e mi ha reputato comunque un giocatore che può stare nel gruppo e sono stato tranquillo, dico la verità. Ovviamente la speranza, Chris, è di giocare ancora, no? Di sfruttare queste chance come hai fatto oggi, martedì a Venezia, poi col Frosinone. Ah, ma dai, speriamo, la prima cosa che conta soprattutto sono i risultati, poi se gioco meno è per seconda. Io comunque, vabbè, certo, spero sempre di giocare, però va bene così, sono contento della partita di oggi comunque, sono veramente contento. Sì, purtroppo comunque marcare Romagnoli non è facile. E oggi non eravamo una squadra proprio strutturata, però può succedere, succede in Serie A che si perde una marcatura, è un peccato, però Stefano ha fatto una grandissima partita, quindi ci rifaremo martedì tutti insieme, andremo a vincere. Ecco, Cristian, buonasera. Forse quello che è mancato è un po' più concentrazione, un po' più di lucidità, perché tante volte avete forse esagerato negli ultimi tocchi, parlo di fase offensiva. Io credo che sul piano dell'atteggiamento abbiamo fatto una buona gara rispetto a Reggio Calabria. Comunque eravamo compatti, squadra. E sì, una cosa che dobbiamo migliorare sicuramente sono gli ultimi 15 metri, che dobbiamo essere più cattivi e più incisivi perché la qualità c'è e ce n'è tanta. Siamo un'ottima squadra e comunque possiamo dire la nostra sicuramente. Quindi Cristian, ti faccio la stessa domanda che ho fatto al mister, per nulla preoccupati, no? 0 vittorie dopo 3 partite, però mi sembrate belli sereni, carichi e determinati. No, assolutamente, il mister comunque è un grande motivatore, quindi noi sappiamo le nostre consapevolezze, siamo un'ottima squadra, abbiamo giocatori forti e sicuramente, ripeto, diremo la nostra nel campionato, sicuramente, quello è poco ma sicuro. Grazie Cristian, in bocca al lupo. Ciao.